Perfetto. Bene, allora passiamo agli interventi dei nostri due main sponsor. Il primo che chiamo a intervenire è il dottor Marco Sala, capo area della direzione territoriale centro del gruppo Credito Valtellinese. Il Credito Valtellinese è main sponsor di Asfinfestival, facendo sempre grandi investimenti fin dal 2009. Quest'anno assegnerà l'Arco d'Oro, che è il premio che noi diamo al miglior film, quindi il premio che noi riteniamo probabilmente più esplicativo del nostro festival. Ringrazio di cuore anche il direttore di Montefiascone, Massimiliano Giovannini, con il quale quotidianamente lavoro e che domani parteciperà alla conferenza stampa che faremo a Viterbo in rappresentanza del gruppo Creval. Grazie di cuore al dottor Sala, perché oltre a essere un direttore importante, un ruolo davvero importante, mi posso veramente beare di dire che credo che sia davvero un amico, che è una cosa molto rara che si instauri tra un direttore e uno sponsor. Grazie davvero al dottor Sala. No, grazie, buongiorno a tutti intanto. Mi fa piacere le parole che ha usato Vaniel, perché evidentemente sì, si nota che siamo stati sempre molto vicini fin dall'inizio come banca al festival, perché abbiamo ritenuto che sia qualcosa di particolare. Abbiamo anche sperimentato la cosa in altre città, Fano, Torino, eccetera, eccetera. E nel tempo l'evolversi di un progetto come questo di sponsorizzazione del cinema è stato un successo per il territorio in cui opera incredibile. Veramente il turismo, e non soltanto nello specifico periodo del festival, ma anche durante l'anno, perché una volta che lo hanno conosciuto geograficamente, e non pensiamo quindi soltanto a un turismo regionale, ma a un turismo nazionale nonché internazionale, ha portato veramente valore aggiunto sul territorio, che credo che sia fondamentale, no? Fondamentale cercare la crescita. Abbiamo fatto altre iniziative sul territorio nel passato, come le reti di impresa. Le reti di impresa sono fondamentali, l'associazionismo fra imprese per esaltare la valenza del territorio ed esportarlo sia a livello nazionale che internazionale è fondamentale. Quindi essere coscienti che iniziative del genere non devono essere smorzate, ma anzi continuamente valorizzate, aumentando lo sforzo, ecco, credo che questo sia un passaggio fondamentale per il cambiamento di una mentalità del territorio. Altrimenti, se ci sono difficoltà di associazione, non si capisce che insieme si vince in qualsiasi campo, peccato, perché si perdono delle opportunità importanti. Quindi io volevo rappresentare con questo mio intervento come dispiace laddove ci sono delle situazioni che lasciano intravedere invece una mancanza di possibilità di sviluppare un'opportunità del genere, perché le esperienze in Italia e anche all'estero, ma in Italia parlo con cognizione di causa perché le abbiamo sostenute, hanno portato veramente ricchezza al territorio. Quindi io sono sempre stato e continuerò ad essere uno sponsor importante, anche in questi momenti in cui le crisi hanno attraversato tutti i settori, compreso quello bancario, però con noi è molto piacere e onore, sia perché ci piace il territorio, perché ci piace la bellezza del territorio. Non dimentichiamo che stiamo su cittadine della Tuscia che hanno delle caratteristiche di bellezza non comuni. E poi, ecco, una cosa importantissima è i giovani che portano avanti questa iniziativa. Sono giovani in gamba, sono giovani che intravedono più di noi quello che dicevo precedentemente, cioè la possibilità di esportare la nostra ricchezza, la nostra capacità, le nostre teste. Entrando prima di ragionare con voi, parlavo con una collaboratrice storica del festival, il quale appunto si parlava della laurea, del dottorato, eccetera, eccetera, e si parlava, e io gli ho detto: va bene, allora dove vai a lavorare all'estero? Ecco, perché ho mio figlio che lavora a Londra, mia nuora, mia figlia, insomma, ci sono queste purtroppo realtà oggettive che investono la nostra nazione.
Allora riconfermo e risottolineo invece che la voglia, il desiderio di vedere iniziative della specie portate avanti da giovani che valorizzano il territorio e creano opportunità per i giovani del posto e ricchezza per il territorio, ecco, bisogna sponsorizzarli. Noi ci siamo e quindi volevo segnalare questo aspetto. Grazie. Edoardo, bentornato a Montefiascone, non è la prima volta, non è la seconda, sei stato qui 4-5 volte, ma quella che ricordiamo con più piacere è la prima, quando sei stato in concorso 18 anni dopo. Tu cosa ti ricordi della tua prima volta a Montefiascone? Io ho un ricordo indimenticabile di quella prima edizione, perché ci venivo con il mio film, ma c'è una cosa proprio che mi ha segnato proprio per sempre, è che vincendo il premio del pubblico ho vinto dei soldi, e quella è stata la cosa che non mi sembrava vera. Ho detto, ma porca miseria, ma quindi non ci sono solo queste targhe enormi che ti danno, no, adesso a parte gli scherzi, però no, è stato, mi ricordo questa piazza gigante con una marea di gente, non era, il mio era un film piccolo, era stato un po' pesale, non era stato incassato tanto, quindi vedere tutto quel pubblico, quell'entusiasmo mi aveva ridato un po' di forza, perché mi ero un po' depresso dopo uscire dal film, perché sostanzialmente non era andato bene. Invece poi finciamo con un'altra. Bene, è il momento più importante di Est Film Festival, perché è vero, i grandi autori, i grandi incontri, la vetrina, ma quello che vuole fare questo festival è dare distribuzione a questi film, a queste opere prime, dare spazio a questi splendidi registi che creano dei film veramente meravigliosi e che purtroppo si imbattono nel drammatico processo distributivo del cinema italiano. Quindi molto spesso non escono in sala, non vengono visti, non vengono apprezzati come meritano. Quindi noi riteniamo L'Arco d'Oro al miglior film davvero l'emblema del nostro festival. Per questo, da sempre, L'Arco d'Oro è assegnato da uno dei main sponsor del festival, il gruppo bancario Credito Valtellinese, oggi rappresentato da un grande amico del festival, il dottor Marco Sala, che chiamo qui sul palco, della direzione territoriale centro del gruppo Credito Valtellinese. Io vi esorto a fare un applauso enorme al dottor buonasera, Marco Sala, buonasera a tutti, perché questo festival deve al dottor Sala tantissimo. Non vi racconterò perché, ma se avete un po' di fiducia in me, fatelo ancora più fragoroso. Grazie a Vaniel. Troppo buono, troppo prima buono. Di lasciare la parola, però, ringrazio anche Massimiliano Giovannini, il direttore di Montefiascone. Con lui lavoriamo tutto l'anno, insomma, ci incontriamo spesso, abbiamo fatto cene, pranzi, insomma, è davvero qui, un ambiente qui meraviglioso. Abbiamo altri direttori della zona. Assolutamente. Lei sa perché ho fatto questa affermazione, non possiamo dirlo in pubblico, ma lei lo sa. Va bene. Intanto è un onore e sono lieto di essere qui, di essere main sponsor da oltre nove anni per l'esattezza, e quindi sono molto contento e rappresento proprio il piacere di tutta la banca di partecipare a una manifestazione di questo tipo. Vi racconto un aneddoto, come si fa una valutazione per dire sponsorizziamo un festival, un'iniziativa di qualsiasi genere. Si fanno varie valutazioni che potete immaginare. Ecco, io volevo soltanto dirne due che ritengo che sono le più significative. Ecco, la prima è sicuramente dare spazio alla cultura, e il cinema lo è senza ombra di dubbio, e quindi siamo molto onorati di accompagnare manifestazioni di questo tipo. La seconda, che penso che sia ancora più importante, è spazio ai giovani, e giovani di grande valore, come i due signori qui, che per l'organizzazione danno un contributo enorme a tutto il territorio che vivono. Grazie a loro, quindi. Grazie al dottor Sala. Bene, è il momento più importante, appunto, di Est Film Festival. Assegniamo l'Arco d'Oro, i 2000 euro premio Credito Valtellinese al miglior film, che è La ragazza del mondo di Marco Danieli. Ritirano il premio Marco Danieli e Antonio Manca, che avevano detto che era l'ultimo premio che avrebbero vinto.
Facciamo entrare l'Arco d'Oro. Grazie Antonella. Il dottor Marco Sala del Credito Valtellinese premia Marco Danieli Arco d'Oro, miglior film Est Film Festival.